D'inverno la maggior parte dei fiumi polacchi è coperta da un fitto strato di ghiaccio. Giunta la primavera, prima che il ghiaccio si sciolga, viene opportunamente tagliato e avviato sul filo della corrente a dei grandi depositi. Lo si conserverà fino all'estate, quando verrà utilizzato per recare sollievo alle accaldate popolazioni. È questa del ghiaccio conservato un'industria che in Polonia vanta antiche tradizioni. Rispettiamo le tradizioni, ma che oggi, nel 1959, esista una macchina chiamata Frigidaire, qualcuno dovrebbe pur dirlo ai polacchi. Qualcuno dovrebbe avvertire anche il fiducioso pilota olandese che il primo esperimento di questo strano velivolo senza motore fu disastroso. Il cavo con il quale è portato in alto si spezzò e l'apparecchio ricadde pesantemente al suolo. Oggi le cose tuttavia andranno meglio. La sedia volante, come è stata chiamata, percorrerà una decina di chilometri e tornerà indenne alla base. Non tornano i conti invece alla massaia. Nel modernissimo forno elettrico, al posto del pollo arrosto, un'avvenente fanciulla. Migliaia di uomini si sono prenotati per acquistare lo strano forno. Questa ed altre meraviglie del progresso sono state presentate in una mostra della Casa Moderna ad Amsterdam. Novità relativa alla apriscatole ultra rapido. Quella di rompere le scatole è arte antichissima. Ed ora il sogno del marmittone consegnato, il pelapatate automatico. Mischiato fra la folla il solito propagandista. Finge di sudare per mostrare il prodigio della sua ditta. Una stampella di gomma che è pronta, è il caso di dirlo, in un fiato. Costa pochissimo, 150 lire. Il prezzo di 10 sigarette. Va bene, dice il fumatore accanito, ma io le stampelle non le fumo. Si è privato del fumo, del cinema, del bicchierino di vodka, di qualsiasi spesa voluttuaria il polacco Stanislav Obiekt, per costruire da solo un grande organo con ben 500 canne. È un operaio fresatore Stanislav Obiekt e per ben 4 anni ha dovuto rubare le ore al sonno e allo svago per ultimare il mistico strumento. Finalmente ce l'ha fatta. Adesso che ha finito, le ore gli sembrano vuote e noiose. Ha deciso di riempirle fabbricando un organo ancora più colossale, di 1000 canne questa volta. Arrivederci quindi tra 8 anni.